ragazzi, oggi siamo qui con un ospite super 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 speciale. Anche stavolta non so se sarà destra o sinistra. Comunque, benvenuta Cleo! Cleo Thompson! Ciao! Ciao! Grazie, grazie, grazie per partecipare a questo video. Secondo me ne vedremo delle belle, sarà molto molto interessante. Mi raccomando, io vi lascerò il link al canale di Cleo qua sotto nel box di informazioni, quindi andate ad iscrivervi anche al suo canale, mi raccomando. Grazie. Ovviamente c'è una bella differenza d'età tra noi, che non so neanche io esattamente di quanto sia. Infatti. Io sono dell'84, quindi... Ah, io del 96. Mamma mia! Dio! Ok, quindi direi che ci siamo proprio perfettamente. Sì. Ma me, già lo so che io mi sentirò vecchia. Ragazze e ragazzi che avete la mia età, vi prego commentate così non mi fate sentire sola. Noi ci siamo preparate diverse domande che secondo me saranno carine per questa appunto intervista doppia. Alcune le abbiamo viste già dagli altri video che hanno fatto anche Chiara e Gaia, e poi altri video sulle varie interviste 20s versus 30s, e poi ne abbiamo aggiunte alcune che secondo me insomma possono essere interessanti. Nome: Cleo. Nicole. Cognome: Toms. Husel, sempre sto cognome difficile, come si pronuncia Husel? Età: 23. L'abbiamo già detta la data di nascita, quindi non andiamo a ripeterci. 30 e qualcosa poi non si dice. Ma hai mentito sull'età? No, devo dire di no. Aspetta, ancora qualche anno. poi inizi. No, io ho mentito, dai, ho proprio mentito, no. Però magari ometto, cioè nel senso, se me lo chiedono dico: senti, non si chiede, 30 è qualcosa e basta. Omettere ci sta. Esatto. Professione: diciamo youtuber, creator. Sì, è sempre difficile trovare, sì, un termine, perché ce ne appioppano a migliaia. Quindi anche, esatto, io, youtuber, influencer, insomma, quello che volete, avete capito. Ha intolleranze? Intolleranze... leggermente al lattosio, però alimentari no. Ah, boh, almeno questo anch'io al lattosio, non leggermente, però tipo che mi prendono proprio dei crampi allo stomaco se bevo un bicchiere, cavolo, di latte, una roba incredibile, quindi... Ah sì, anch'io col latte, col formaggio no, ma il latte puro anche non me riesco a succede berlo. Solo con il latte, boh, almeno una cosa che non mi fa sentire vecchio, probabilmente sarà l'unica. Come vedi le trentenni di oggi? Ma in realtà le vedo molto vicine alla mia età, nel senso sia esteticamente... Non dirlo solo perché ci sono io. No, dico la verità, io ho un sacco di amici, amiche più grandi di me, ma forse anche per la mia mente, non lo so, non mi vedo tanto distante da loro, non vedo questa grande differenza generazionale tra le persone che conosco io. Beh, io le vedo bellissime, sfavillanti, fantastiche. No, sto scherzando. Boh, non lo so, le vedo... Non lo so, quando... cioè, tutte le mie amiche, che ovviamente sono, insomma, più o meno un po' più grandi, un po' più piccole di me, le vedo tutte più giovani. Cioè, le mie amiche che hanno 35, 37, 39 anni, io le vedo 25 anni, 27 anni, 29 anni. Non so se è una cosa mia o non lo so, però le vedo più giovani, boh, non so. Come vedi le ventenni di oggi? Le ventenni... anche lì, oddio, poi faccio riferimento alle persone che conosco io, mi sento abbastanza circondata da persone mature, non vedo questi gap generazionali tra me, una persona leggermente più piccola o leggermente più grande. Mi trovo abbastanza bene con entrambe le generazioni. Sono d'accordo anch'io, perché secondo me le ventenni di oggi sono molto più mature rispetto a come ero io a 20 anni. E credo che sia molto dovuto comunque ai social, quindi riescono ad interagire di più un po' con tutte le fasce d'età, e quindi secondo me maturano anche prima, se si può dire, cioè sono molto più avanti, sì, di quanto eravamo noi. Mi sento non vecchia, bacucca in questo momento. No. In che anno ti sei diplomata? Ho finito il liceo nel 2015, se non sbaglio, sì, 2015. Io vorrei dire nel 2003, mi sono diplomata nel 2003, almeno, ci 2000, sta. Almeno 2000 c'è, dai! Cartone animato preferito? Oddio, se devo fare riferimento proprio alla mia infanzia, il mio preferito che vedevo sempre tutti i pomeriggi su Italia 1 era Rossana. E per me, sono indecisa, avevo tantissime, tipo Magica Amy, Sailor Moon... e Creamy, sono tutti quei cartoni di bim bum bam. Alcuni li conosco, altri no. Oddio.
Ma tu, Rossana, invece eri già troppo grande. Sai tipo che Rossana... io non ho idea di che cosa sia. Ah, ecco. Però è sempre nello stesso stile di Sailor Moon. Sono comunque tutti cartoni animati giapponesi, eh. Ero ancora anche io. Ah, beh, meno male. Quindi Sailor Moon la conosci? Sì, beh, sì, sì, almeno sì. Questo. Cantaci la sigla. Oddio. Qui nella nostra classe abbiamo un gruppo di ragazzi che tratta gli insegnanti come fossero pupazzi. Era sulla scuola. Io dolce amica mia, è bello che tu sia vivace, sveglia e carina come me. Poi con la fantasia io tocco di magia, io ora non c'è più e invece Crimici sei tu. Adoro. La conosci? No, non la conosco. È bellissima. Esclusa la quarantena, quante volte vai a ballare in un mese? Mai. Mai, mai, odio la discoteca, odio i locali, la sera. Meno male, perché anch'io, non, cioè in un mese, manco in un anno potrei dire. Forse ecco. Una volta se mi trascina qualcuno in un anno ci vado, tipo per una festa. Però se no, anch'io, zero. Questa... Ma quando avevi 20 anni invece, eri come me già 20 anni? Andavo quasi ogni weekend. Ah ecco, vedi che qua sono quella sbagliata, sono io. Sei più sulla, dovresti venire qua, sulla mia parte dei trentenni. Esatto. Quanti cocktail ti servono per ubriacarti? Non mi sono mai ubriacata. Non mi sono mai... No! Scoop pazzesco! Ve lo giuro! Veramente? Sì, alla veneranda età, vabbè, Leo, 23 anni. Leo, qua bisogna anche con te, bisogna recuperare, cioè... Io ho questa influenza negativa su tutti, bisogna recuperare. Prossima volta tutti i miei amici Milano, me lo dicono. Tutti i miei amici si offrono volontari per farmi ubriacare, perché non l'ho mai fatto. A me... serve poco in realtà ormai, perché tipo non bevo mai, quindi cioè con un cocktail barra due già mi gira la testa, ecco. Diciamo che a 20 anni non era così assolutamente. Quanto ci metti per riprenderti da una sbronza? Anche qui non so cosa voglia dire. Non so cosa voglia dire. Allora rispondo io. Secondo me tu ci metteresti niente, perché a 20 anni non ci si mette niente. E io ho iniziato a patire da questa cosa, diciamo, da un 5 annetti, proprio la soglia dei 30. Con l'età è più difficile, questo non la sapevo. Decisamente sì, cioè se a 20 anni mi ubriacavo, poi la mattina dopo, ma già 2 ore dopo ero pronta, fresca, cioè come niente fosse successo. Adesso tutto il giorno dopo sto male, non riesco aiuto a mangiare, mal di testa, cioè è grave ragazzi. Sai che cos'è il My Magic Diary? No, non lo so, illuminami, non ne ho idea. Il My Magic Diary era una specie di agenda piccolina elettronica che si apriva così ed era tutto rosa, poi ce n'era anche uno della Casio grigio e verde e poi ce n'era un altro tutto rosa e io li avevo entrambi, li adoravo perché era tipo un mini computer, però non avevo ancora il computer, però avevo questo e ti scrivevi tutte le robine tu e c'erano i giochini. Scrivetemi un commento se vi ricordate il My Magic Diary, ragazzi, mi raccomando, io l'adoravo. Mai avuto una cassetta o una videocassetta? Videocassette sì, perché comunque la mia generazione ancora è tra il pre-internet e post-internet, quindi le videocassette le avevo. Invece le cassette già c'erano i CD tranquillamente. Oh mio sì. Dio! No, io mi ricordo, allora, le cassette le avevo, quelle delle Spice Girls, avevo tutte le cassette, e poi mi ricordo che quando il nastro usciva dalla cassetta dovevi prendere tipo una penna e riavvolgere... Quella... Sì, ho presente, perché anche le videocassette comunque avevano dietro quei due cosi. Ecco, quel stesso coso della cassetta, però le facevi con la penna e poi le riavvolgevi. Invece videocassette avevo tutti i film Disney e avevo addirittura il videolettore con doppia cassetta, potevo registrare, far tutte le robe. Gioco preferito da piccola? Parliamo delle elementari, no? Perché magari... Il mio gioco dell'infanzia, anche con mia sorella, le Bratz, non le Barbie, le Bratz. Le Bratz. Allora, io quando sono uscite le Bratz ero troppo grande già per giocare, però uno dei miei giochi preferiti, vabbè, ne avevo tantissimi, potrei menzionarvi Baby Mia, quando ero ancora più piccolina. Baby Mia adoravo perché parlava, se non sbaglio parlava. Tipo era un bambolotto, però non sì, la conosco. Sì, era una bambola. Oh, Baby Mia, scrive, commentate se avevate Baby Mia, vabbè, io adoravo. E poi le Polly Pocket, ragazzi, Polly Pocket. Ah, quelle anche io! C'erano queste anche... esistono ancora le Polly Pocket, sì, anche se sono un po' diverse, però le Polly Pocket. La tua prima console per videogiochi? Credo fosse... il Game Boy,
quello... Veramente? Sì, però non quello quadrato, quello un po' più ergonomico, non ovvio, so. Ovvio, te pareva. Sì, un pochino, però sì, perché mio cugino invece che è più grande aveva tutti, però il mio è stato il Game Boy, che però era già leggermente a colori, non era in bianco e nero, era leggere, erano con colori strani, non so descrivere lo schermo, però... Sì. I primi che sono usciti a colori, tipo. Sì, esatto. No, il mio era, non mi ricordo se fosse proprio il Game Boy, però io avevo quello dell'epoca preistorica, enorme, grigio, orrendo, e quadrato, quello brutto, il primo Game Boy originale, ragazzi, quello avevo. E poi, invece, non mi ricordo se c'era prima quello o il Super Nintendo. Comunque avevo anche il Super Nintendo. Vivi ancora coi tuoi genitori? No! Da poco tempo, però da qualche mese mi sono trasferita da sola. No, anch'io da qualche mese, no, non ci crede nessuno. No, no, nemmeno io vivo ancora con i miei genitori. Da quanto vivi sola? Vivo da sola da novembre 2019, quindi 6 mesetti facciamo. Amore, anch'io vivo da sola da 6 mesetti, no, scherzo. No, io vivo da sola da, ormai sono, cavolo, sono 10, no, anche più... 11 anni, tipo, avevo 24-25 anni. Quante volte al giorno senti i tuoi genitori? Oddio, al giorno non li sento tutti i giorni, quindi ogni tanto nella settimana, non... Allora, anch'io quando sono appena andata a vivere da sola non sentivo i miei tutti i giorni, anzi ero appena contenta che solo me ne sono andata e quindi ciao, basta, mi chiamavano tipo ogni tanto, manco rispondevo. No, adesso allora mia mamma... più volte al giorno, mio papà almeno una volta al giorno e mia mamma più volte al giorno, quindi direi che assolutamente quotidianamente arriva il momento. Allora, quando hai 20 anni dici mamma mia che palle i miei genitori, no, basta. Poi arrivi a 30 anni che dici mamma, papà, ti mancano. Sì, sì, ritorni praticamente a quando eri bambina, è finita la fase rebel e ritorna alla fase tipo mamma aiuto. Ma perché lo sto notando comunque che quando esci di casa pian piano ti rendi conto comunque quanto è bella la tua famiglia, quindi ti riavvicini quando vai via di casa pian piano. Prima litighi tantissimo e poi quando vai a vivere da solo invece non litighi più. È vero, lo sto notando anch'io. Sabato sera ideale? Sabato sera, ovviamente no la discoteca, o andare al cinema, o andare a mangiare il sushi, o anche direttamente in casa con gli amici, un film, cose tranquille. Beh, su questo diciamo che sei poco ventenne, più trentenne secondo me, sei più matura. Sì, può essere. Beh, forse perché non ti sei presa ancora una sbronza, aspetta, poi magari ci prendi gusto. No, io, anch'io direi tipo aperitivo, uscita a cena a mangiare di solito sushi e poi basta, torniamo a casa presto perché io vorrei anche fare tardi, ma tutte le mie amiche a mezzanotte sono già tipo in pigiamate, in pantofolate e a letto, quindi purtroppo è dopo una certa ora. Ti strucchi prima di andare a dormire? Sì, assolutamente sì. Sì, anch'io mi strucco sempre, rigorosamente, però devo dire che quando ero più giovane non lo facevo e andavo a dormire con il mascara e mi svegliavo con tipo il cuscino pieno di mascara. Descrivi la tua skincare routine. Mi strucco con le salviettine come primo step, so che non si dovrebbe ma sono comode, però dopo vado a detergere il viso, non bastano quelle, quando ho voglia faccio la doppia detersione oleoso schiumoso, a volte invece uso solo uno dei due e poi vabbè dopo applico tutto il resto, creme, sieri, contorno occhi, cremina, sì tutto, tonico. Sì, allora anch'io alla tua età usavo le salviettine struccanti, poi ho smesso perché avevo paura che mi venissero rughe, irritazioni, robe, ho sentito dire che sono tipo la morte e quindi ho smesso. E la mia skincare routine, beh, ma anch'io, però devo dire che alla tua età a malapena mettevo sempre la crema occhi e basta, tipo. E adesso invece ho proprio acqua micellare, poi lavo di nuovo il viso con un detergente delicato, poi metto la crema occhi, poi a volte il siero, poi adesso sto usando una crema che mi ha consigliato la dermatologa a base di retinoidi contro le rughe. Ma si vede che anche per il nostro lavoro abbiamo comunque tanti prodotti, tante cose, quindi sono spinta anche io, magari. Anche se non hai bisogno, diciamo, ma prevenire è meglio che curare, giustamente. È vero,
Esatto. Che poster avevi appeso in camera a 15 anni? Oddio, 15 anni? In che... Ah, beh, a 15 anni Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. No, vabbè, quando sono usciti i Tokyo Hotel io pensavo... Oddio, sti ragazzini, no. Io invece avevo i poster delle Spice Girls, ne avevo tipo 150 in tutta la stanza, che non me ne stava più manco uno, avevo ricoperto tutte le pareti per la felicità di mia mamma. Le Spice Girls, io ero piccolissima, però due o tre canzoni ancora ero lì. Ah, davvero? Grande! Sì, fine anni 90, così. Grande, grande. Infatti mi chiedevo se le conoscevano, cioè sì, quelli della tua generazione, le Spice Girls, beh, sono intramontabili. Sì, però non siamo affezionati come voi, perché anche ho altri amici che sono proprio affezionati, cioè per loro, sì, come per me, direi Tokyo Hotel, per voi e dire no, le Spice Girls. Cantaci qualche canzone della tua adolescenza. Oddio! No, allora, una cosa tanto della adolescenza, alle medie andava tantissimo la musica Tectonic, che era solo musica tipo techno. Tutti la dovevano sapere, tipo TikTok, ma senza internet. Tutti dovevano sapere questi balletti, dove facevi tutte delle robe con le mani e dovevi ballare la Tectonic. È una cosa che tipo era tra le medie e il liceo, mai ragazzi. Mai sentito, non ho idea di che cosa sia. Oddio, allora lasciamo stare la Tectonic che è solo musica. Ma vi canto i Tokyo Hotel, che è Monsoon, la canzone che ho ascoltato più volte in assoluto. Mamma mia. Allora... Running through the monsoon, beyond the world, to the end of time, where the rain won't hurt, fighting the storm, into the blue. Basta. Grande, questa la conosco, me la ricordo. Non so le parole come sì, te, ma me la ricordo. Bella. Era più famosa. Piaceva tanto anche a me. E allora, la mia canzone dell'adolescenza, sicuramente ovviamente le Spice Girls, I'm giving you everything, all that joy can bring, yes I swear, and all that I want from you is a promise you, you'll be there, say you will be there, yeah, boh, basta. Io questa non la so. Mamma mia, il secondo singolo delle Spice Girls. Il tuo primo concerto di chi era? Tokyo Hotel, nel 2011, tipo, ero accompagnata da mio papà, cioè, ero piccola. Il mio primo concerto invece, beh, allora, con i miei era Zucchero, che sono andata a vederlo con mia mamma, ma perché piaceva lei, e il mio primo concerto da sola è Spice Girls, ovviamente. No, no, ecco, no, anche lì ero con mia mamma, cosa sto dicendo? No, sì, ero alle medie con mia mamma e mi ha portato a Milano a vedere Spice Girls e dalle 5 di mattina ero in fila per essere mamma prima sotto al palco, è stato bellissimo. Adoro. Bellissimo, è un'emozione enorme vedere le Spice Girls, cioè non potete immaginare. Ragazzi, hai mai visto Dawson Creek? No, no. Ma sai cos'è? Ho sentito il nome, sarà una serie TV? Sì, era una serie TV. Io amavo Dawson Creek, mi facevo registrare tutte le puntate sulla videocassetta, ovviamente le avevo tutte registrate, poi me le riguardavo. È stato illuminante, ha accompagnato la mia adolescenza. Amavo, amavo Dawson Creek. Ma era tipo nello stile di O.C.? Non ho mai visto, no. Sì, però vedi, cioè, allora, qualche puntata così, però sì, solo che tipo, quelli di O.C. erano straricchi sfondati, quelli di Dawson's Creek no. Ah, ok, è l'unica bene differenza. Hai mai avuto un'amica di penna? No, mai. Ma di penna intendi fisica, lettere? Sì, lettere, tipo che no, scrivevi no, no, la letterina, scrivevi a penna il foglio, poi letterina, mandavi, poi dovevi aspettare no, tipo no, una no, settimana che arrivasse. Tu sì? Sì, io avevo un'amica di penna, una ragazza che avevo conosciuto al concerto dei Blink 182 di Roma e ci scrivevamo queste letterine. Così. Beh, non, carino, non però c'erano le email, non c'era internet, non c'è, quindi letterina, ragazzi. Sì, però dovevi aspettare tipo un mese per una risposta. Era... Sì, che palle. Ma... Effettivamente sì, adesso ripensandoci sì. A che età il primo cellulare? Nel passaggio tra la terza media e la prima liceo, quindi... Però è 13-14 anni per la tua sì, generazione. Sì, i miei genitori non volevano assolutamente che io avessi il telefono prima, cioè adesso ce l'hanno tutti, invece quando ero piccola andava ancora di moda tra i genitori non dare il telefono ai figli fino al liceo. Quindi il mio personale l'ho avuto tardino, sì, alcuni ce l'avevano già anche prima.
Allora, io l'ho ricevuto in prima superiore e per me era prestissimo, ero l'unica della classe ad avere il cellulare e me lo invidiavano tutti e io, tiè! Che modello era? Era un... Cavolo, no... Ah sì, un... era Samsung e si... era ancora con i tastini e tutto, eh. E si apriva così, tipo slide, e veniva fuori era la tastiera da sotto. 10. Non mi ricordo, era tipo viola. Ma era bianco e nero o a colori? No, no, era già a colori, ah, okay. Però non andava ovviamente, su internet. No. Sì. Sì, sì, sì. No, il mio era rigorosamente in bianco e nero con uno schermo minuscolo ed era un Alcatel giallo, tipo dei primi usciti, che aveva tipo lo sportellino in giù e dovevi tirar fuori l'antenna per parlare ed era grande così e grosso. Oddio. E pesante e io lo chiamavo cabina telefonica. Ma addirittura con la l'antenna. Tutti avevano aiuto. L'antenna all'epoca, dovevi tirare fuori l'antenna, se no non prendeva bene il segnale. E poi si spezzavano perché erano tipo super. Vabbè. Wow, non lo sapevo. E mi ricordo ancora le cabine telefoniche che andavo e inserivo i soldi per chiamare gli amici in cabina telefonica prima che arrivasse il cellulare. No, vabbè. Hai mai messo i pantaloni a zampa di elefante? Andavano. In realtà forse andavano di moda in un periodo. Tipo quando era l'inizio 2000, potrebbe essere. Però io non li mettevo perché non mi piacevano personalmente. Però la vita bassa e la zampa di elefante c'è stato che un periodo che andavano di moda. Vabbè, quindi te lo ricordi? Sì, sì. Io adoravo i pantaloni a zampa, li avevo di tutti i tipi, proprio quelli che strisciavano a terra e poi tipo quando pioveva erano tutti bagnati e si tipo strappavano tutti perché strisciavano a terra, adoravo. Poi quando sono, adoro. Poi quando sono usciti i pantaloni, quelli insomma più skinny, dicevo oh mio Dio che brutti, invece adesso li adoro. Eh sì, poi succede sempre così quando sono adesso andati di moda quelli a vita alta, dicevo io non metterò mai la vita anch'io, alta, vita bassa tutta la vita uguale. E poi invece alla fine però quelli a vita alta diciamo che anche contengono un po', quindi i rotolini sì. Te li appiattiscono un po', quindi top. Cleo, chiudi il video a modo tuo. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia incuriosito questo confronto generazionale inaspettato, primo video insieme e tra l'altro anche il mio primo video lontane, cioè con qualcuno di lontano, e quindi sono curiosa di vedere come è venuto. Ah, sono contenta, che bello, sono onorata. Nicole, chiudi il video a modo tuo. Ciao mia family, grazie mille per aver visto il video, spero che vi sia piaciuto, io vi mando un abbraccio, anzi prima voglio ringraziare ancora Cleo, mi raccomando vi metterò il link al suo canale qua sotto, io vi abbraccio forte 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 e noi ci vediamo, non domani ragazzi perché è festa il 1° maggio, quindi ci vediamo il lunedì con un nuovo video sempre alle 17:30, ciao! Ciao!